Bella a tutti amici di YouTube, qua è Johnny Stacato che vi parla e benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi siamo qua con un tutorial su Nazi Zombie del nuovo Call of Duty e oggi vi mostrerò come poter fare l'easter egg. Prima cosa, recatevi subito a fare la prima valvola che si trova in First Room. Una volta fatto ciò, io vi illustro i passaggi mentre il video di sottofondo scorre sullo schermo, quindi parlerò in contemporanea a quello che vedrò. In questo momento, subito dopo la prima valvola, recatevi alla seconda valvola che trovate subito ancora nella First Room. Fate ciò, io vi consiglio semplicemente che due tengano gli zombie e voi al primo round fate le due valvole tranquilli. Ero in gruppo con Chris e Luke, ringrazio anche loro per la loro partecipazione, che hanno reso l'easter egg più facile da fare, perché essendo in tre è tutto molto più facile. Quindi vi ringrazio, lascerò il canale di Chris in descrizione per chiunque voglia passare a vederlo. Allora, la terza valvola si trova subito nella prima porta da aprire, che è questa, quella in cui esattamente ora mi trovo. Aprite la porta e poi vi ritroverete subito alla terza valvolezza. Ok, andiamo, come potete vedere percorrete il percorso che ho fatto anch'io, e una volta arrivati a questo esatto punto sulla destra aprite anche la terza valvola e il gioco è fatto. Questo easter egg mi è piaciuto parecchio, ragazzi, quindi io vi consiglio a tutti di farlo perché è un buon passatempo e comunque varia un po' dal multiplayer, che dopo un po' può annoiare. Poi comunque, come potete vedere, vi recate subito in First Room e fate partire la trappola del pozzo, che è un altro dei passaggi, perché vi sbloccherà la zona sottostante in cui dovrete scendere, come ho fatto io ora, e accendere il generatore sulla sinistra. Premete quadrato, si apre il generatore e a posto. Fate punti, aprite la porta del bunker. Una volta che avete aperto il bunker, le cose che dovete fare saranno quelle di aprire le prime due porte della miniera. Allora, la prima è quella del laboratorio o quella dell'obitorio, è indifferente quale apriate prima. Noi abbiamo aperto prima quella del laboratorio, no, dell'obitorio, scherzavo. LOL. Prima quella dell'obitorio, e dovete trovare questo pannello che dopo vi servirà per deviare l'energia. Subito dopo, vabbè, io ho tagliato qua, fate punti, aprite anche la porta del laboratorio e fate la stessa cosa, dovete trovare l'altro dispositivo che vi permette di deviare l'energia. Attivate, a me dall'altra parte ha attivato Chris l'altro generatore e avete finito anche questo passaggio. Subito dopo, grazie a questi due passaggi, fate ancora un po' di punti e potete aprire la porta delle miniere del sale. Occhio, perché appena entrate vi ritroverete i bombaroli. Non rischiate, come ha fatto Chris, di esplodere. E scendete verso il fondo, dove trovate le tre mani divine e l'Elsa. Attivate il dispositivo e ora dovrete ricaricare l'Elsa con le anime degli zombie. Quindi vi metterete qua e farete un po' di grinding sugli zombie e ricaricherete il dispositivo fino a quando esso esploderà. Ora a schermo potrete vedere cosa deve succedere, così sapete che avete completato il passaggio. Una volta che l'Elsa si illuminerà di rosso quasi tutta la mappa praticamente. Vabbè, noi siamo qua, facciamo un po' di punticelli, chiudiamo un po' di zombie, riempiamo il dispositivo. Ok, dovremmo quasi esserci. Ora dovreste vedere un bagliore rosso che vi segnala il completamento del passaggio. Ok, aspettiamo un secondo. Ok, eccolo qua. Questo qua è il bagliore che vi indica che il passaggio è completo. Salite verso il laboratorio e accendete il pulsante. Una volta che accendete il pulsante, il dispositivo inizierà a muoversi e voi dovrete proteggerlo uccidendo gli zombie nel cerchio rosso che vedete intorno. Semplicemente dovete fare questo fino a quando arriva nella stanza sotto, sia dell'obitorio sia del laboratorio. Quindi killate gli zombie, potete killarli anche in movimento, non serve che aspettiate che il dispositivo si fermi. E
state attenti ai mattatori, come li chiamiamo noi, perché questi qua sono un po' pazzi. Arrivano con la loro bellissima clava e vi sfondano il naso. Ok, in questo momento noi stiamo facendo le ultime kill. Le killate nel cerchio, vedete questi piccoli bagliori rossi. E arriva la Tesla che esce da questo dispositivo elettrificato. Vedrete un pezzo comparire, dovete prenderlo, avvicinarvi, premere quadrato e vi darà il pezzo dell'arma Tesla, che sarà una delle cose che vi servirà per andare avanti nell'easter egg. Avete preso la Tesla. Subito dopo scendete anche nell'obitorio e fate la stessa cosa. Il dispositivo si muoverà, voi killate gli zombie nel cerchio e continuate a fare questo passaggio fino a quando il dispositivo si riferma nella stanza successiva, dove vi daranno il secondo pezzo della Tesla con cui costruirla. Ok, ora dovrete fermarvi qua dove c'è questa specie di incubatore, non so spiegare che cazzo sia. Vi fermate qua, fate un po' di kill e il pezzo vi comparirà. Vedrete che dentro questo coso inizieranno a macellarsi degli zombie, perché non lo so, quelli che hanno creato sto gioco sono un po' pazzi. Devono avere una bella fantasia. E devo dire che questo zombie non mi ha per niente deluso, al contrario degli altri zombie. Io sono sempre stato dell'opinione che Treyarch sia sempre stata l'unica a fare un zombie decente. E invece quest'anno mi sono ricreduto, Sledgehammer ha creato qualcosa di spettacolare. Ho preso anche il secondo pezzo, ora dovrete aspettare che il dispositivo torni nel laboratorio. Premete quadrato quando il dispositivo sarà inserito e semplicemente vi verrà consegnata l'arma Tesla. L'arma Tesla, che è un'arma abbastanza forte, semplicemente dopo si può anche potenziare. Noi in questo easter egg, che è quello easy, non l'abbiamo fatto perché non ci serviva sostanzialmente l'arma potenziata. Quindi questa è l'arma Tesla. E una volta costruita questa, dovete scendere e iniziare. Aspettate, che non mi ricordo che cazzo dobbiamo fare qua. Adesso mi ricorderò appena lo vedo, ma mi pare che dobbiamo trovare... Ah sì, dobbiamo trovare le quattro celle, che sono una sul laboratorio, quella è la seconda. Subito dopo, ecco, dovete trovare questi pannelli qua, ok? Quella è la seconda. Subito dopo, proseguendo nel sottosuolo, troverete la terza per risalire verso l'altro. Verso l'alto, non verso l'altro, grazie. La terza. Una volta saliti di nuovo, dovrete recarvi nella zona del double tap, dove c'è il double tap e dove c'è il parafulmine dopo, che è un passaggio successivo, e troverete anche la quarta centralina su cui settare il colore corrispondente, che dopo vi farò vedere più dettagliatamente al momento del passaggio stesso. Ecco la quarta centralina. Una volta che l'avete tornate al laboratorio e attivate, come potete vedere si illuminano dei colori su quella griglia, e voi dovrete settare i quattro dispositivi nel giusto nel colore corrispondente. Ho settato il primo sul rosso e subito adesso mi appresto a tornare nel sottosuolo per settare gli altri due. Qua metterò il verde. Ok. Subito dopo tornerò al terzo dispositivo e pure questo lo colorerò di verde. Una volta fatto ciò, Chris attiverà il quarto e ultimo generatore sul colore blu. I colori sono casuali, ogni partita cambiano, non c'è un ordine preciso, dovete semplicemente guardare la tabella per vedere che colori posizionare. Ora, subito dopo c'è questo passaggio del parafulmine, in cui voi dovrete attivare il parafulmine e semplicemente uccidere un po' di zombie intorno, perché loro cercheranno di distruggere i parafulmini e voi dovrete difenderli. Una volta qua, io vi consiglio di girare due sul lato e uno in mezzo, semplicemente per non impappinarvi, perché inizieranno ad arrivare un po' di zombie. Questo passaggio a me piace tanto, anche perché vi consente di
fare punti per i round successivi e farvi tutti i perk. Quindi qua, una volta che difenderete il parafulmine, vi darà di accendere i due parafulmini successivi, come ho fatto ora. Attiverete i due parafulmini sui lati, uno e due dall'altra parte, parallelo, li accendete e dovrete ripetere lo stesso passaggio di nuovo. Quindi sparare agli zombie, non aspettare che loro si avvicinino per distruggerlo e basta così. Vi accorgerete che il passaggio sarà stato fatto quando troverete come delle scosse, cioè di terremoto sullo schermo, come potete vedere ora. Ecco, ora vi tremerà lo schermo e questo sarà il segnale che il passaggio sarà andato a buon fine. Una volta che avete fatto ciò, tornate giù nel sottosuolo e attivate la mano sinistra. Non mi ricordo bene quale prima. Comunque, ora semplicemente dovrete sparare alle luci dello Zeppelin in cielo. Quando lo Zeppelin aprirà le ali, voi dovrete sparare e far scendere questo dispositivo che vedrete a terra. Una volta caricato con le anime di zombie, si distruggerà e vi darà questa batteria che voi dovrete portare nel sottosuolo e attaccare alla mano destra, come ho fatto ora. Ripetete questo passaggio per 3 volte per riuscire a completare il passaggio. Quindi sparate allo Zeppelin, fate cadere la batteria e la riportate nel sottosuolo per 3 volte, fino a quando la mano destra è completa. Una volta che la mano destra è completa, avviate e siete a posto. Potete passare al passaggio successivo, che è quella della mano sinistra, in cui dovrete trovare i 4 quadri e settare il simbolo e il numero sulla mano sinistra. Quindi ora vi farò vedere come faccio. I 4 quadri sono posizionati una sopra, uno lo troverete nei sotterranei. Vedete, ogni simbolo ha un numero corrispondente. Uno lo trovate ancora nel sottosuolo, dove c'è la trappola delle lame, e l'ultimo lo trovate esattamente qua, ancora dove c'è nella trappola delle lame. Dove c'è il double tap, scusate. Arrivate qua e guardate i 4 simboli. Una volta guardate i 4 simboli, scendete nel sottosuolo di nuovo. E una volta scesi nel sottosuolo, dovrete semplicemente mettere simbolo e numero nel simbolo corrispondente. Quindi adesso vi farò vedere più nello specifico, così capite meglio. Semplicemente scendete nel sottosuolo, dove c'è la mano sinistra che abbiamo appena attivato. Ok? E dovrete tirare, vedete che sul organo d'oro c'è il loro simbolo, e dovrete settare tutti e 4 i simboli con il loro numero corrispondente. Io l'avevo già fatto in precedenza, man mano lo facevo, è il consiglio che vi do, perché da tenere a mente tutti sono un po' più difficili. E questo sarà il segno che il passaggio sarà stato completato. Intorno all'esla ci sarà una ball di luce rossa. Ora, tutti e 3 contemporaneamente sparate nella Tesla, con un colpo con l'arma Tesla sparate contemporaneamente all'Elsa e vi parte la cazzim. A dopo. Done to you.
Ok, rieccoci al momento della boss fight, la parte un po' più difficile dell'easter egg, che non è neanche difficile alla fine. Dovrete semplicemente sparare allo zeppelin e far scendere come prima le batterie. Fino a quando io vi consiglio di focussare tutti e tre una luce rossa in modo che facciate esplodere prima una parte dello zeppelin. Vi finirà in first room, killerete le ordate di zombie che vi arriveranno contro fino a quando il dispositivo rilascerà la batteria. Una volta che il dispositivo rilascerà la batteria, semplicemente dovrete stordire il mostro fino a quando vi uscirà la scritta "il panzer è stordito" e voi dovrete incollare la batteria precedentemente droppata dal dispositivo sulla sua schiena, come vedrete a breve. Sarà un passaggio un pelo complicato, noi ci abbiamo messo un paio di tentativi perché tante volte la batteria sembra quasi non andare quando gli si preme vicino. Dovrete avere un tempismo precisissimo, se no rischierete che non funzioni e dovrete ripetere il passaggio, ristordire il panzer e rimettergli la batteria sulla schiena. Ora l'ho stordito, come potete vedere, loro vanno avanti a sparare al mostro, lo fanno cadere e si attacca la batteria. Quando queste particelle vengono rilasciate in aria, vuol dire che la batteria è stata incollata correttamente al retro della schiena del mostro. Dovrete ripetere questo passaggio per 3 volte. 4 perché una volta lo Zeppelin al terzo tentativo, quando cercherete di far cadere il dispositivo per prendere la batteria, lui rimangerà il dispositivo e dovrete farlo una quarta volta, dovete farlo ricadere e ricaricare di anime. Ora gli attaccate di nuovo la batteria, un'altra volta, siamo arrivati a 2. Una volta che avete riattaccato la batteria, vi manca solo un altro tentativo. Questo era il tutorial su come finire l'easter egg in easy. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Bella!